Le fonti TV Week Assicurazione Risparmio. Oggi parliamo dei trend dei grandi investitori, sfide e scelte degli investitori. Ricordiamo come abbiamo iniziato la nostra TV Week su Assicurazione Risparmio questa settimana e che proseguirà fino a domani con il main event e allora appuntamento nuovo per quanto riguarda la giornata di oggi. E ci terranno compagnia per questo dibattito Elisa Ori, Head of Wholesale and Institutional Sales di BNP Paribas Asset Management. E allora, buongiorno. Elisa, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie di avermi invitato. Come vedete, dico anche per chi è a casa, insomma, sono già pronti i nostri ospiti e la regia li ha prontamente inquadrati. Allora un saluto anche ad Andrea Mariani, direttore generale Fondo Pegaso. Andrea, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. E un saluto anche a Cornelio Mereghetti, CEO di Fondazione Empaia. Grazie Cornelio per essere qui con noi, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, siamo pronti dunque per entrare nel vivo della nostra chiacchierata. Io direi, prima di entrare nel vivo del dibattito, partirei proprio da Cornelio Mereghetti. Mi sarebbe, credo, è opportuno che poi stessa domanda la farò anche al dottor Mariani. Ci spieghi, Cornelio, in due parole, insomma, al pubblico collegato, che cos'è Empaia, a chi si rivolge, quante sono le persone che coinvolgono, insomma, cerchiamo sostanzialmente di fare un piccolo ritratto della realtà che rappresenta. Bene, grazie. Fondazione Empaia è una cassa di previdenza, quindi non un fondo pensione, una cassa di previdenza, è la cassa di previdenza, diciamo, del settore agricolo, e copre sia gli agricoltori sia tutti gli addetti all'agricoltura, quindi anche persone che lavorano in questo settore nella parte, diciamo, amministrativa. È una cassa che ha oltre 40.000 iscritti e le cui fonti istitutive sono Confagricoltura e Coldiretti. È una cassa che diciamo è sana, per sana intendo dire che, come sapete, il settore agricolo, a dispetto del periodo difficile, mostra segni di reattività importante, e pertanto sana significa che noi abbiamo i flussi, diciamo, dei contributi che superano ampiamente le prestazioni che dobbiamo pagare. Inoltre, anche questo è un piccolo vanto, ci siamo adoperati, come tutte le istituzioni, le casse, in questo malaugurato periodo di crisi sanitaria, a effettuare delle sospensioni dei versamenti, cosa che è accaduta ma in una percentuale ampiamente inferiore a quello che ci attendevamo. Quindi significa che il settore sottostante mostra diciamo, conferma questa reattività e questo fermento. Reattività che peraltro si vede anche sui mercati azionari, in generale sulle borse, insomma, i titoli delle aziende in qualche modo agricole hanno reagito meglio, insomma, rispetto ad altri, ovviamente inevitabilmente più sotto pressione, come gli energetici, come i bancari. Ma insomma, questo è perché ovviamente noi ogni giorno raccontiamo quello che accade sui mercati finanziari. Stessa domanda, come avevo anche anticipato, direi ad Andrea Mariani, e raccontiamo, insomma, brevemente chi è, che cos'è la Fondazione Pegaso. Sì, noi in realtà siamo appunto un fondo pensione, non una fondazione. Chiedo scusa. Siamo nati nel 2000, io sono il direttore dal 2009, quindi abbiamo compiuto quest'anno 20 anni di vita. Siamo rivolti come fondo pensione contrattuale ai dipendenti delle imprese e dei servizi di pubblica utilità. Abbiamo 33.000 iscritti su una platea potenziale di 50.000. E gestiamo circa ad oggi 1.170.000.000 di euro. Perfetto, ovviamente BNP Paribas è una realtà molto, molto nota, insomma, ai nostri amici a casa, che invece è la realtà appunto che è rappresentata da Elisa Ori. Allora, rimango da lei, Andrea Mariani, direttore. Il primo semestre del 2020 è stato piuttosto particolare, lo ha anche già accennato, insomma, Cornelio Mereghetti, agitato nella vita di tutti i giorni come sui mercati finanziari. Allora cerchiamo di capire quali sono stati i cambiamenti e le sfide che gli investitori istituzionali,
argomento appunto che trattiamo oggi, e quindi in particolare Fondo Pegaso hanno dovuto affrontare, insomma, i famosi, per quanto per certi versi anche famigerati, cambiamenti che in qualche modo la pandemia ci ha costretto ad affrontare e a in qualche modo sostenere. In realtà, per come siamo organizzati noi fondi pensione negoziali, non ci sono stati dei cambiamenti durante la fase della pandemia, perché i nostri tempi di programmazione strategici sono di medio-lungo periodo. Per noi è stata una fase di stress test, cioè abbiamo messo alla prova tutto quello che abbiamo costruito in questi anni proprio per affrontare situazioni come queste. E nella fase iniziale, cioè fino a marzo, quando i mercati hanno avuto un brusco calo, tutto è andato abbastanza bene in termini relativi, perché abbiamo perso meno di quello che hanno perso i mercati di riferimento. Quindi, diciamo, la nostra impostazione era quella di ridurre, la rischiosità relativa del fondo pensione in fasi così, violente. Nella fase di rimbalzo, siamo andati un po' meno bene, perché questo rimbalzo non è stato generalizzato, ma si è concentrato, come appunto appena detto, su alcuni settori, e su alcune aziende in particolare. C'è stata una forte concentrazione. Questo non ha, diciamo, giovato a tutta la possibilità di ripresa del fondo pensione, per una serie di ragioni strategiche. Complessivamente, tra fase di calo e fase di rimbalzo, siamo abbastanza soddisfatti di come ha tenuto il fondo pensione. Sebbene siamo consapevoli che non è ancora finita, cioè la turbolenza non è esaurita, perché siamo ancora immersi in questa situazione eccezionale, e quindi non bisogna neanche pensare che la stiamo guardando come un evento concluso. Dunque è interessante, nessun cambiamento, nessuna accelerata, dato che si parla sempre di Covid, in qualità di acceleratore di determinati fenomeni per quanto riguarda Fondo Pegaso e quindi l'argomento in generale che riguarda il fondo pensione, ma un interessante stress test, chiedo scusa, per in qualche modo verificare, insomma, la sostenibilità di una realtà importante, e di un settore importante come appunto i fondi pensione da parte di Fondo Pegaso. Insomma, mi pare di aver capito che nel complesso la reazione e la tenuta, dalle parole Andrea Mariani, c'è stata, una tenuta che però deve proseguire nel corso del tempo, perché appunto ha detto giustamente Andrea Mariani, non è ancora finita. E infatti io qui adesso andrei da Cornelio, perché insomma la fase di lockdown totale è vero, è terminata, si è riaperta un'altra fase, quella del lockdown a metà, del coprifuoco, ma insomma sono in tanti a temere che si possa insomma tornare indietro al periodo primaverile come sta facendo la Francia. Poi in realtà la Francia ha deciso di mantenere le scuole aperte, ma di fatto è stato presentato come un lockdown eccezion fatta per l'istruzione. Torniamo a noi, Cornelio Mereghetti. I mesi a venire saranno sicuramente particolari, difficili, delicati. E allora in questa fase, insomma, ci sono stati dei miglioramenti in questa breve fase che ha contraddistinto la chiusura del lockdown e l'inizio di questo lockdown parziale. Ci sono stati dei miglioramenti, dei cambiamenti sostanziali, insomma, nel vostro settore, pur considerata la premessa che lei ci ha fatto presentando appunto Empaia, e cioè il settore agricolo ha mostrato effettivamente segni di ripresa e di tenuta più di altri settori. Sì, grazie della domanda. Allora, per quanto riguarda diciamo, la gestione del patrimonio finanziario di cui mi occupo, devo dire che Fondazione Empaia è stata particolarmente fortunata perché è entrata in questa crisi, parlo diciamo, della prima fase, la fase di marzo, in una situazione di grandissima liquidità e di attesa per la ristrutturazione del portafoglio sul quale si doveva intervenire perché era troppo concentrato su asset class, definiamole vecchie, nel senso un portafoglio eccessivamente concentrato sui titoli di Stato, quali peraltro ci hanno dato larghissime soddisfazioni e ce ne stanno dando ancora in termini di plusvalenze. Detto ciò, noi paradossalmente abbiamo approfittato di questa situazione per portarci a peso su tutte quelle asset class dove eravamo scarichi.
e questo nonostante diciamo il rimbalzo, parliamo soprattutto dell'Europa purtroppo, perché come ben sapete gli altri mercati sviluppati, quindi in primis gli Stati Uniti, ma oramai anche l'Asia, in primis la Cina, sono praticamente sui massimi. Quindi al momento anche questa seconda ondata non sta dando tanti problemi al nostro portafoglio. Devo dire inoltre che sulla parte invece investimenti alternativi, anche in questa asset class siamo stati molto attivi, e devo dire che qui il commento è diverso, nel senso che i cambiamenti erano già in atto e, come qualcuno ha più volte detto, questa emergenza, questa crisi li ha semplicemente accelerati. Quindi intendo dire l'esigenza di diversificare i portafogli di investitori istituzionali come gli enti previdenziali anche su prodotti alternativi, mi riferisco naturalmente al contributo che questi possono dare in termini di rendimento, è stata un'ulteriore opportunità, ma diciamo qualcosa che era già nelle corde, che è stato semplicemente accelerato dalla crisi. Quanto al tema investimenti sull'agricoltura, noi abbiamo una parte anche abbastanza importante di investimenti cosiddetti mission related, cioè specificamente concentrati sul settore agricolo, che abbiamo trattato esattamente come gli altri. Noi abbiamo investito per esempio su un emittente di borsa che è la più grossa impresa agricola europea, e abbiamo fatto degli investimenti su fondi alternativi che hanno uno specifico riferimento e interesse a tutto il settore dell'agricoltura, che è immenso. Fondi alternativi, può farci qualche esempio? Allora, fondi alternativi, noi abbiamo strutturato un portafoglio che abbiamo nella nostra asset allocation determinata una percentuale massima ovviamente del patrimonio che deve essere investito in questi prodotti, e abbiamo suddiviso questo stock di investimenti in fondi alternativi, metà in fondi cosiddetti infrastrutturali, sia core sia diciamo di altra natura. Questo perché? Perché i fondi infrastrutturali, come ben sapete, promettono minori IRR, ma hanno una continuità in quello che è il cash yield, cioè danno subito rendimenti. Non bisogna aspettare la fine del periodo di disinvestimento come i private equity. L'altra metà del portafoglio naturalmente è suddivisa in primis sui fondi di private equity e in piccola parte sui fondi di private debt, che secondo noi, ma è una personalissima commento, devono essere visti con molta attenzione, perché c'è una sostituzione di questo business dagli istituti di credito appunto ai fondi di investimento comuni, e quindi non sappiamo cosa succederà nei prossimi anni. Esattamente, avete capito quello che stavo per dire. Sì, chiaramente, chiaramente. Allora, Elisa Ori, non mi sono dimenticato di lei, anzi chiedo scusa per averla fatta aspettare un pochino, ma insomma adesso spremiamo un po' anche lei, se mi è concessa la battuta. No, allora, scherzi a parte, riporterei a lei anche la domanda, la stessa domanda, insomma, lei, dottoressa, con uno sguardo al futuro, cioè ci sono degli elementi che fanno intuire quello che aspetta i mercati finanziari nei prossimi mesi, fatta la premessa che con cui ha chiuso, diciamo così, l'intervento il dottor Mereghetti, e cioè la sfera magica non ce l'ha nessuno. Però insomma, così come spesso diciamo che i mercati cercano di anticipare quello che accadrà, in qualche modo anche nel vostro settore riuscire ad anticipare un po' qualche tendenza sicuramente è parte insomma del vostro lavoro. Elisa Ori, che ricordiamolo ancora, Head of Wholesale and Institutional Sales di BNP Paribas Asset Management. Eccomi qua, allora buongiorno a tutti di nuovo. Chiaramente la mia risposta non può prescindere da una premessa sulla pandemia. Siamo nel bel mezzo della seconda ondata che ha investito tutte le aree. All'inizio è stata sicuramente meno letale della prima, per diversi motivi: l'età media più bassa, il fatto che le cure adesso sono diverse da quelle che erano in marzo-aprile, e poi che siamo andati a cercare i contagiati. Detto questo, in questo contesto,
che in questo momento Europa e America sono completamente assediate, la Cina, che ha avuto una gestione molto militare, sembra più sotto controllo. I governi, abbiamo visto cosa stanno facendo, reagiscono con dei mini lockdown. Francia, Germania sono le ultime news, noi dalla settimana scorsa, e speriamo che il vaccino arrivi, se non entro Natale, nei primi mesi del 2021. Detto questo, quali sono stati gli impatti? Sui dati economici, tragici. Abbiamo visto un leggero rimbalzo nel secondo trimestre e poi purtroppo siamo in piena recessione, e noi ci aspettiamo che questa recessione duri almeno per tutta la prima metà del 2021, con un rimbalzo nel terzo quarter e poi una normalizzazione nel quarto. Sappiamo che le banche centrali sono e stanno gestendo al meglio la situazione. Oggi parlerà Madame Lagarde, vediamo che cosa ci dirà. Ci aspettiamo che forse dia qualche informazione in più sul il piano di riacquisti, sugli ammontari soprattutto. Non ci aspettiamo che tagli i tassi. Alla luce di questo, come interpretiamo i mercati finanziari? Dopo, verso la fine dell'estate, diciamo che i mercati sono tornati, partendo dagli Stati Uniti, per il Covid e anche per le elezioni, e avversi al rischio. Questo ha contagiato, vediamo che cosa sta succedendo sulle borse. Fino a 2-3 giorni fa questo era in maniera abbastanza ordinata. Quindi noi rimaniamo nel brevissimo periodo neutrali sulla parte azionaria e cercheremo di comprare sugli storni. Come dicevo prima, la Cina è l'unico paese che quest'anno chiuderà con dati positivi riguardo alla crescita. È vero quello che Cornelio diceva, sono d'accordo, abbiamo dei mercati che hanno rallentato tanto, però è anche vero che tutto il movimento che la Cina sta facendo per stimolare i consumi interni, per reinternalizzare quello che può, prevediamo che avrà un beneficio sia sul mercato azionario cinese che quello di tutto il mercato asiatico, perché il mercato asiatico che vende, e su tutti i mercati emergenti, perché il mercato asiatico che vende materie prime alla Cina, materie prime che hanno i prezzi che avevano negli anni 70, pensiamo che ne beneficerà. Quindi questo direi sul lato azionario. Sul lato obbligazionario siamo molto positivi su mercati emergenti, per il motivo che ho detto prima, ma anche perché sì, rendono ancora un tasso di rendimento rispetto ai mercati sviluppati sicuramente interessante. Pensiamo che il dollaro sia ancora sopravvalutato, soprattutto rispetto a quanto abbiamo visto in passato in fasi di easing da parte della Banca Centrale Americana. E guardiamo con attenzione anche all'immobiliare residenziale, però. Perché chiaramente quello commerciale, anche solo se non altro per lo smart working, sta avendo un grosso impatto. C'è poi un capitolo sicuramente sugli alternativi, e concordo con Cornelio, gli alternativi sono, e dipende ovviamente da quali alternativi, però lui ha nominato il debito infrastrutturale, molto resilienti rispetto a certe situazioni di mercato e, come diceva lui, fornitori di revenues, e quindi di flussi di income continuo. Ecco, io direi questa è la nostra view al momento. Cornelio Mereghetti, non vi eravate messi d'accordo, perché Elisa Ori praticamente ha sposato in pieno la sua view. È tutto live, corretto? Ribadiamolo per chi è a casa. No, assolutamente. Tra l'altro la collega è stata molto più precisa di me, ma io confermo che noi non solo abbiamo selezionato degli investimenti alternativi in infrastrutture, ma esattamente come diceva la collega, anche in debito infrastrutturale, che sono, diciamo, parenti, si fa per dire, sono due cose diverse, sì, sono nello stesso ambito, ma sono, diciamo, due prodotti diversi. Però noi abbiamo fatto e stiamo ulteriormente implementando entrambi la tipologia di prodotti. Che comunque il debito infrastrutturale, se guardiamo le emissioni da inizio anno, rappresenta di tutto il mercato infrastrutturale il 60% è stato finanziato con debito, quindi è molto rilevante quello che diceva Cornelio.
Allora, peraltro complimenti a tutti e tre per lo sfondo, nel senso che sono belli interessanti tutti e tre, c'è uno sfondo sfocato come spesso si fa per il dottor Mariani, c'è una bella stanza luminosa per Cornelio, invece c'è una bella cornice alle spalle di Elisa. Ma insomma, scherzi a parte, io tornerei da Andrea Mariani a questo punto, direttore generale Fondo Pegaso, e a questo punto la domanda è: qual è l'atteggiamento di Fondo Pegaso nella gestione degli investimenti e quali saranno i principali focus, se ci sono, su cui vi concentrerete? L'argomento, come vedete, insomma, è sempre lo stesso, ma ci piace capire per più realtà diverse quali possono essere i focus in una condizione, ribadiamo, sicuramente diversa, delicata e che non ha ancora mostrato tutto, purtroppo, parlo della gestione del contagio da quando è cominciato, insomma, a partire dalla fine del mese di febbraio. Dottor Mariani. Allora, sono quattro gli aspetti che noi stiamo sviluppando. L'avevamo iniziati già prima di questo periodo, ma abbiamo continuato, diciamo, a svilupparli durante questi mesi. Il primo è l'introduzione dei private markets nella nostra asset allocation. L'anno scorso abbiamo avviato un progetto chiamato IRIDE, di cui avevo parlato anche nella precedente edizione di questo convegno. In quest'anno abbiamo avviato proprio l'investimento in fiat di private equity tramite un gestore che abbiamo selezionato, che è Neuberger Berman, e diciamo il nostro portafoglio di fiat di private equity si sta rapidamente formando e ipotizziamo che entro il primo trimestre 2021 sarà completo. Saranno circa 9 fiat investiti in Europa, con 2 dedicati all'Italia. E gli stessi FIA stanno iniziando a investire in aziende, quindi si sta creando proprio il nostro portafoglio di aziende private tramite i vari FIA. Stiamo avviando proprio in queste settimane il secondo progetto, che porterà a un simile risultato l'anno prossimo, per avere un gestore che investe in FIA di private debt. Quindi il nostro obiettivo è creare una componente di private markets all'interno dell'asset allocation come elemento di diversificazione del rischio. Anche Lisa ha richiamato che questi asset tendono ad essere più resilienti, e questo è l'obiettivo che noi ci siamo posti. Secondo aspetto, vogliamo essere sempre più sostenibili. Abbiamo visto come la sostenibilità sia un elemento importante nella costruzione dell'asset allocation, e come migliori anche la redditività corretta per il rischio dei nostri portafogli. Quindi la sostenibilità sempre di più verrà integrata in tutto il nostro agire. Terzo punto, gestione attiva. È importante avere gestori attivi, gestori con competenze specifiche, perché quando accadono momenti come quelli che stiamo vivendo, il gestore deve avere le leve e le capacità per poter agire prontamente. Quindi noi dobbiamo costruire un assetto che poi permetta ai gestori di agire nell'interesse del fondo pensione. Ultimo, e non meno importante, è un elemento che tocca di meno la gestione finanziaria, ma ha a che fare con la gestione finanziaria. Bisogna dare una bussola agli iscritti per utilizzare bene il fondo pensione. Noi sono 2 anni che abbiamo introdotto la strategia Life Cycle, ciclo di vita. E questo è importante perché noi possiamo gestire bene i nostri portafogli, ma se poi l'iscritto si fa prendere dalle emotività e cambia il comparto in modo incoerente, magari sull'onda emotiva, questo chiaramente può produrre dei danni. Avendo una bussola temporale che può dare un riferimento su qual è il comparto più opportuno in base all'orizzonte mancante al pensionamento, questo aiuta anche a contenere l'emotività e onestamente ci ha aiutato quest'anno anche a dare delle risposte che avessero, diciamo, un profilo molto chiaro, e anche l'emotività, tutto sommato, è stata abbastanza contenuta da parte degli iscritti. C'è stata una, rimango da lei, dottor Mariani, c'è stata una, diciamo, da parte vostra la percezione, la sensazione che l'emotività, appunto, dei vostri clienti o insomma delle persone con cui avete a che fare tutti i giorni, potesse essere un problema per quanto riguarda, insomma, la gestione sia del.
del coronavirus, ma sia anche la gestione proprio delle vostre attività quotidiane. C'è stata sicuramente una fase difficile tra febbraio e marzo, che poi è rientrata rapidissimamente. Ci sono iscritti che sicuramente hanno la caratteristica tipica della previdenza complementare in tutto il mondo, tendono a dimenticarsi cosa hanno in termini di investimento. L'inerzia rimane sempre il comportamento tipico di tutti i sistemi di previdenza complementare a livello mondiale, ci sono migliaia di studi a riguardo. Chiaramente un evento così forte richiama l'attenzione dell'iscritto sulla propria posizione. Se mancano 10, 15, 20 anni al pensionamento, è facile spiegare che non è il momento di fare un cambio rapido del portafoglio perché si Chiaro. potrebbero consolidare delle perdite che con un orizzonte adeguato si potrebbero tranquillamente recuperare. Ora, si sono recuperate in 6 mesi, ma è un caso, magari in altri contesti si sono voluti 2, 3, 4 anni, pensiamo al 2000-2002, però era facile spiegarlo. Ci sono stati anche iscritti che avevano 3 mesi al pensionamento ed erano ancora nel comparto bilanciato. Lì la situazione chiaramente è stata più delicata, tuttavia venendo da un anno precedente in cui il mercato era andato molto bene, abbiamo anche spiegato che sì, sicuramente doveva essere già in una posizione più prudente, non l'ha fatto prima, lo fa dopo, se anche dovesse consolidare una perdita. Se la guardiamo, diciamo, rispetto all'orizzonte più recente, quella perdita in realtà non era una vera perdita, ma era ancora un guadagno. Magari doveva passare 2 anni prima al garantito e ci è passato 2 anni dopo, alla fine le cose non sono cambiate. Abbiamo dovuto gestire molto la relazione uno a uno, in modo puntuale, perché quello è l'aspetto più importante. Non nascondersi nei momenti di crisi, ma essere disponibili per gestirli. Nonostante eravamo in smart working, questo ci è venuto molto molto bene. Molto chiaro. Allora, torno da Cornelio Mereghetti che ha già risposto sostanzialmente alla domanda che ha appena sviluppato Mariani, e cioè i focus su cui vi state concentrando e vi concentrerete. Abbiamo parlato appunto dei fondi alternativi in cui poi si è inserita anche Elisa Ori. E allora, Cornelio, io girerei la stessa domanda, l'ultima domanda che ho fatto ad Andrea Mariani, e cioè: per quanto vi riguarda, per quanto riguarda il vostro settore, che è ben diverso da quello di Fondo Pegaso, se c'è stata un allarme rosso, se vogliamo chiamarlo così, di una gestione dell'emotività da parte dei vostri clienti, da parte dei vostri iscritti, che a un certo punto magari avete avvertito come appunto rosso, cioè come campanello d'allarme e diciamo una gestione che avrebbe quindi preso il primo posto, insomma, nelle vostre attività, ecco, al di là del concreto, insomma, su cui operate, la gestione appunto dell'emotività da parte delle persone che seguite, delle società, delle attività che seguite. Allora, in parte ho già risposto, nel senso che anche se noi tecnicamente, non voglio annoiarvi, abbiamo di fatto tre gestioni, la principale che è quella di Empaia, che ricordo è un secondo pilastro, quindi un integrativo dell'INPS, mentre invece le gestioni separate agrotecnici e periti agrari sono un primo pilastro. Forse diciamo, sul primo pilastro abbiamo avuto qualche maggiore emotività, però tutto sommato, e qui diciamo, rispondo in maniera netta, a Sì. differenza del fondo pensione presieduto da Andrea, da Pegaso, il funzionamento di una cassa di previdenza è diverso. Quindi noi non abbiamo le linee di gestione, non abbiamo mandati indiretti, ma abbiamo una gestione diretta del nostro patrimonio, quindi non abbiamo il pressing degli iscritti come possono avere appunto i fondi pensione negoziali. Ok, perfetto, chiaro, sì, vero, aveva già risposto parzialmente, diciamo che così abbiamo messo i puntini sulle i da questo punto di vista. Torno da Elisa Ori e le chiedo, dottoressa, quali
possono essere a questo punto i principali driver di crescita, e quindi parliamo appunto, non parliamo più di gestione, ma parliamo di crescita, che meglio si adattano in questo periodo ai grandi investitori istituzionali, argomento che affrontiamo anche noi quotidianamente nel corso delle dirette, ma anche argomento che divide molto gli analisti in questo senso, anche perché i vari target, i vari asset, insomma, si comportano in maniera un po' anomala, un po' diversa rispetto a come si comportavano nel periodo pre-Covid. E allora proviamo a fare questo ragionamento insieme a lei, dottoressa. Sì. Allora, io credo che partendo dalla necessità fondamentale che investitori istituzionali come i fondi pensione e le casse di previdenza hanno, che sono quelli di ottenere rendimenti positivi e stabili dei loro investimenti con un controllo del rischio, proprio per quello che lei ha detto, quindi il fatto che asset class attivi tradizionali non fanno più quello che dovevano fare, penso principalmente agli attivi obbligazionari, diciamo tradizionali, la ricerca di diversificazione continuerà. E questo sarà il grande driver, a mio avviso, ce l'hanno già detto sia Andrea che Cornelio, no? Per gli anni a venire. Sul lato obbligazionario, credo che i green bond continueranno a crescere nei loro portafogli. Questo per il Green Deal, già annunciato in Europa e in America, se vincerà Biden, è parte di fatto del programma dei democratici. Immagino che ci sarà un'ulteriore diversificazione, anche se già la vediamo, su tutto quello che è l'obbligazionario corporate, magari spingendosi anche un po' più in basso nella scala del rating. Ricordiamoci che con la rating migration, poi per carità ci sono le regole alle quali che devono rispettare sia fondi pensione che casse di previdenza, però ricordiamoci che il mercato degli high yield è cresciuto tantissimo, se non altro per la rating migration che c'è stata a seguito della prima ondata della pandemia. Quindi abbiamo dei titoli che adesso sono high yield, che sono sicuramente delle buonissime società. In Italia mi viene, non voglio fare pubblicità, ma mi viene in mente Esselunga, ad esempio, oppure società americane come Black & Decker, cioè sono società che sono a yield, ma sono società solide, molto solide. E poi tutta la parte mercati emergenti. E io non tralascerei, invece di parlare di mercati emergenti in generale, non tralascerei la Cina. La Cina come mercato, diciamo a sé, perché di fatto se guardiamo a quanto i bond cinesi sono rappresentati nei portafogli degli istituzionali, questo in generale, sono molto molto bassi. La percentuale, non parlo solo italiani, parlo in generale, è intorno al 2-3%. Se pensiamo a paesi come il Perù, sono molto più elevati, con un debito che è molto inferiore. Cioè, ricordiamoci che il mercato dei titoli di Stato cinesi è il secondo dopo quello americano. Quindi anche lì io penso che ci sarà un grosso sviluppo. L'attuazionario l'ho già detto sui paesi emergenti. Quello che vediamo è un trend che a nostro avviso continuerà, è quello dei tematici. Quindi soprattutto a seguito della pandemia, meno magari concentrati sull'investimento tradizionale, ma invece andare a cercare quelli che sono i trend secolari, diciamo, che si stanno sviluppando in questo momento, sicuramente l'healthcare, ma anche la disruptive technology, tutti i temi legati all'ambiente, e poi quelli alternativi. Una cosa, non voglio ripetermi, sicuramente economia reale, finanziamento all'economia reale, locale, quindi in Italia, ma non solo. Una cosa importante che non sottovaluterei, l'ha già detto Andrea prima, è il monitoraggio attento del rischio. Nei paesi, penso principalmente all'Olanda, dove i fondi pensione sono nati molto prima che in Italia, ci sono dei meccanismi di risk overlay, quindi c'è un gestore che sopra gli altri gestori dà o toglie rischio, in questo caso, velocemente in momenti di mercato come quelli che stiamo vivendo. Ecco, quindi anche quello non lo sottovaluterei, nell'interesse proprio per quello che è il fine del fondo pensione, no? Andrea ce l'ha detto, stiamo riducendo il rischio, vogliamo essere veloci, e questo trend probabilmente dovrà continuare. Allora, abbiamo ancora 5 minuti per Cornelio Mereghetti, che poi ha un impegno urgente e istituzionale, quindi insomma è perfettamente in tema con il nostro argomento, e quindi poi lo dovremo lasciare andare. Per cui torno da lei, Cornelio, per l'ultima battuta. In qualche modo le chiedo tre
caratteristiche brevemente chiedo scusa, tre caratteristiche che il settore dell'asset management secondo lei adotterà nei prossimi anni e anche in virtù dell'evoluzione, insomma, se si evolverà della previdenza complementare a cui in qualche modo siete tutti e tre legati e quindi insomma compreso appunto la sua realtà Cornelio che è appunto la Fondazione Empaia. Beh, allora, grazie della domanda. Io direi che naturalmente il tema dell'ESG è fondamentale, è un fiume in piena, inarrestabile, direi. Per la verità, per essere precisi, noi non sappiamo ancora, non ci sono evidenze empiriche, statistiche, se la diversificazione sull'ESG porta rendimento, ma sicuramente porta l'abbassamento del rischio. Questo è già un dato di fatto. Chiaro. Secondo, la diversificazione, diciamo, negli ultimi 2 punti, confermo che non mi sono messo d'accordo con Elisa. Diciamo, il tema della diversificazione è fondamentale, sapete che è una delle regole base per la gestione di patrimoni complessi, lo abbiamo già detto prima, i rendimenti finanziari reali sono negativi, quindi è necessario per il matching dell'asset liability policy di una sia di un fondo pensione e di una cassa di previdenza andare verso le diversificazioni, altrimenti i rendimenti diciamo, non sono sufficienti ad assicurare le prestazioni anche nel lungo termine. Infine, questo appunto, dicevo che non mi sono messo d'accordo con Elisa, noi stiamo da tempo strizzando l'occhio ai mercati asiatici, in particolare la Cina, che alla fine non sono oramai considerati neanche più emergenti. In particolar modo sappiamo benissimo, sapete benissimo, basta leggere un po' di stampa finanziaria specializzata che appunto mi allaccio a quello che ha detto Elisa, i mercati cinesi, sia obbligazionario che azionario, sono ampiamente sottopesati nei portafogli internazionali degli investitori. In questi giorni un esempio importante è che verranno diciamo, tolti i limiti delle quotazioni degli investitori stranieri sulle borse domestiche di Shanghai. Voi sapete che tutte le principali azioni dei colossi cinesi erano quotate su Hong Kong o addirittura sul New York Stock Exchange. Oggi o nei prossimi giorni, adesso non so quando effettivamente parte la quotazione, viene quotata una delle fintech più grosse al mondo, forse la più grossa, che è il gruppo Ant, che è il braccio armato diciamo di Alibaba, che come sapete è il concorrente principale di, diciamo, di Amazon. Ebbene, questa società ha raccolto in pochissime settimane delle sottoscrizioni, no? Importantissime. Questo vi indica l'appetito che c'è su questo mercato, che al pari dell'onda dell'ESG è qualcosa di inarrestabile. Confermo il 5 novembre e sarà il più ricco debutto in borsa della storia. Insomma, Ant intende vendere l'11% delle sue azioni per oltre 34 miliardi di dollari per completare il ragionamento che stava facendo. Io volevo ringraziarvi e mi scuso se in anticipo devo lasciare questa interessantissima, diciamo, tavola rotonda, questo webinar, ma mi chiamano per un impegno inderogabile interno, quindi vi ringrazio, spero di avere un'altra opportunità di poter discutere con voi. Ringrazio Andrea e ringrazio Elisa. Qualunque cosa delega Elisa Ori, dato che insomma c'è sintonia, però ripeto, è Ciao solo Cornelio, grazie molte. stiamo sorridendo. Grazie a Ciao. Cornelio Mereghetti, Grazie. CEO di Fondazione Empire. In realtà siamo verso la conclusione anche con gli altri nostri ospiti, però la stessa domanda che ho fatto a Cornelio Mereghetti io la girerei anche ad Andrea Mariani. Probabilmente anche lui qualche elemento comune lo trova, insomma, con le tre caratteristiche che ha individuato. Corrado Mereghetti, in particolare ti giro soprattutto la seconda parte della domanda, dato che sei più lei, dottor Mariani, è più coinvolto degli altri probabilmente nel tema della previdenza complementare. E allora le tre caratteristiche che il settore adotterà nei prossimi anni è appunto l'evoluzione, se ci sarà, del tema della previdenza complementare. Per quanto riguarda le caratteristiche, mi riallaccio a quanto detto nella precedente risposta. Secondo me le tre Sì. caratteristiche dovrebbero essere la sostenibilità,
perché come ha detto Cornelio è un fiume in piena e dobbiamo assolutamente assecondarlo, anzi anche rafforzarlo. Secondo, il tema dei private markets che sta cambiando proprio la sua fisionomia anche in termini evolutivi, diventeranno qualcosa di molto meno estraneo a quello che può essere anche l'investimento di un lavoratore tramite il suo fondo pensione. E il terzo tema è la gestione attiva. In un mondo di rendimenti negativi, sia reali che nominali per la parte bond, è difficile poter immaginare una gestione passiva come soluzione ordinaria per la gestione del patrimonio. Quindi bisogna trovare con difficoltà il contributo della gestione attiva. Per quanto riguarda il sistema della previdenza complementare, io sono assolutamente persuaso che bisogna avere un altro passo importante di crescita perché possa diventare un patrimonio di tutti i lavoratori. Oggi lo è, ma di una parte del mondo del lavoro, e questo non è sufficiente in prospettiva. Chiedo a Elisa Ori se è d'accordo con quest'ultima riflessione e anche qui le tre o due, insomma, le caratteristiche in generale dell'asset management nel futuro. Vediamo se riesci a distaccarti un pochino dal ragionamento sia di Cornelio che anche di Andrea. Distaccarsi nel senso se troviamo ulteriori spunti, ecco. Sulla previdenza sono totalmente d'accordo. Adesso, chiaramente, come diceva Andrea, c'è la necessità di diversificare, c'è il fiume in piena dell'ESG, che peraltro è valido anche per i gestori, e credo che l'altro importante capitolo sia quello delle adesioni e quindi del poter incrementare le adesioni alla previdenza complementare perché diventi veramente patrimonio di ciascun lavoratore. Sulla parte SGR Asset Management, io quello che credo che sicuramente ESG è valido e continuerà. E quindi alla fine penso anche che chi veramente segue e persegue questa filosofia seriamente e non soltanto facendo quello che viene chiamato greenwashing sarà il vincitore. Un'altra fonte, un'altra gran, un altro grande trend che vedo nel mondo dell'asset management è la digitalization. Noi abbiamo veramente, io mi occupo sia di clienti istituzionali, ma da qualche tempo seguo anche tutta l'attività di distribuzione che facciamo come BNP Paribas Asset Management alle reti e c'è stata una forte spinta verso la digitalizzazione, no? Quindi webinar, podcast, i miei sales sono diventati bravissimi a gestire i tempi, a gestire i video. E questo trend secondo me continuerà. Non vuol dire, a mio avviso, che soppianterà quello che è il rapporto personale, perché comunque il rapporto personale è fondamentale con la clientela. E quindi credo che ci sarà una forte digitalizzazione accompagnata anche il ritorno, diciamo, a quello che si faceva prima, di fatto. E poi la concentrazione. Credo anche che in futuro ci potrà essere una concentrazione dei grandi player, anche se è vero che questo processo magari potrà essere attenuato dalla digitalizzazione, perché a quel punto riducendo, diciamo, i costi fissi, se non altro una volta affrontato il costo di infrastruttura, magari anche i più piccolini riusciranno ad avere dei business profittevoli, ecco. E allora, un saluto e un ringraziamento ad Andrea Mariani, direttore generale Fondo Pegaso, e a Elisa Ori, Head of Wholesale and Institutional Sales, BNP Paribas Asset Management. È stata una bella chiacchierata interessante, grazie ancora, ci sentiamo presto e buon lavoro ovviamente. Grazie a voi, arrivederci.
E allora, i trend dei grandi investitori, sfide e scelte degli investitori, speriamo di aver creato un panorama completo di prospettiva, oltre che interessante ovviamente per voi che ci avete seguito e ovviamente anche per chi ha partecipato a questa nostra tavola rotonda. Io direi, regia, se sei d'accordo, andiamo adesso in pubblicità, così poi riprendiamo quest'ultima ora, diciamo così, di mercati e ci concentriamo su quello che sta accadendo, sicuramente una seduta importante come lo è stata quella anche della vigilia. A tra poco allora.